Allora, eccomi tornata. Sono stata un po' male, infatti ho passato una settimana intera a letto e ho passato la mia prima influenza, però per fortuna niente di grave. Infatti la febbre non ce l'avevo, avevo solo un po' di dolore alle ossa e comunque un po' tipo di problemi alla voce. Infatti, se sentite, ho ancora un po' di problemi, però comunque riesco a parlare. Oggi faccio un video. Quindi torno un po' più carica. Vi devo rispondere ad alcune domande che mi avete fatto in tante e soprattutto dare un annuncio, tra virgolette, non mio, però di un'altra ragazza. E allo stesso tempo vi parlo però dei capelli. Quindi oggi parliamo di come curo io i miei capelli, perché in tante mi avete chiesto. Prima cosa che vi voglio dire, quando mi vedete così, con questi semiboccoli o con quei capelli così perfetti, come in tante mi dite, è merito del mio parrucchiere, vuol dire che sono tornata dal parrucchiere, quindi non mi chiedete, perché in tante mi avete chiesto di fare un video su come faccio questi semiboccoli, non me li chiedete perché purtroppo non sono io che li faccio e mi piacerebbe farlo perché sarei tutti i giorni così, volentieri. Ma è merito del mio parrucchiere, quindi io non c'entro. Purtroppo non c'entro. E prima voglio rispondere a delle vostre domande. Intanto, in tante mi avete chiesto dove trovo i materiali per fare i bracciali, gli orecchini, come ad esempio gli orecchini che porto oggi, che sono quelli, come vi ho detto, con la pietra e la margherita. Beh, io le trovo presso i mercatini, cioè i mercati normali che ogni settimana magari stanno in diversi punti della città. E essendo di Roma, per chi è interessato, può andare. Io vado sempre a quella via Simone Martini, se è interessato. Se no, so che ci stanno comunque altre bancarelle in altri punti di Roma. Di preciso non so dove, perché io vado sempre lì che mi è vicino casa. Quindi, per chi è interessato può andare là. Questa luce che è orrenda, aspettate. Poi, altra domanda che in tante mi avete chiesto, così rispondo a tutte le domande, che programma uso per i video? Io utilizzo Adobe Premiere e iMovie, sono due programmi, tutti e due della casa Apple, però di diversa funzione. Cioè, che vuol dire? iMovie fa parte del pacchetto iWork di Apple e Adobe Premiere fa parte della suite Adobe, sempre della Apple. Quindi sono, diciamo, di due parti diverse, però possono essere utilizzate insieme, quindi io le posso pure lavorare insieme e mi trovo benissimo così. Ultima domanda. Allora, c'è chi mi ha chiesto che cos'è questo qua. Questo qua, ragazzi, è un nunchaku. Il nunchaku tecnicamente è uno strumento di arti marziali che è composto da due bastoni che possono essere ricoperti in questo caso o da un prodotto gommato oppure anche da un prodotto così come a fasce, a seta. E automaticamente sono attaccati da una catena che può essere lunga in base alla vostra scelta. Tecnicamente il nunchaku vero e proprio ha questa forma e soprattutto è composto da questa lunghezza di catena. È uno strumento che viene utilizzato nelle arti, diciamo, di combattimento, che sia più attaccato alle arti marziali. Io so fino a qui, ragazze. Poi, se qualcuno vuole aggiungere qualche informazione, può scriverlo sotto al video. Perché uno strumento del genere? Perché il mio ragazzo, essendo un appassionato di taekwondo e arti marziali, infatti ha vinto parecchi premi, è diventato anche tipo secondo dan di qualcosa, non mi chiedete, cioè io alcune volte rimango affascinata perché è veramente bravo. E lui sa utilizzare questi strumenti, tra cui anche la katana, che è una spada giapponese, e altri strumenti, e quindi sapeva che avevo questa passione delle lotte, degli sport così, e mi ha insegnato a utilizzare il nunchaku. Lo so utilizzare in maniera molto elementare, infatti ancora devo capire come funziona e tutto, però mi piace tantissimo e come vedete non sono del tutto una donna, sono più una donna barra maschiaccia, come dice mio padre, però io mi piace tantissimo e continuo ad avere questa passione. Infatti,
Mi piacciono molto i film di lotta, guerra, mi piace molto. Allora, ultimo annuncio che volevo fare, più che altro, infatti, come ho detto annuncio, è da parte di Jessica Ulitz89. Lo scrivo qui, così lo potete leggere meglio e spero di averlo pronunciato bene, nel caso ti chiedo scusa. Allora, un giorno ho visto che aveva scritto sulla mia bacheca di YouTube che chi era interessato a dei prodotti Avon si poteva rivolgere a lei. Giustamente ho notato questo annuncio e io ho detto se era interessata che facevo, passavo la voce così. Lei mi ha detto di sì e quindi ci siamo messe d'accordo e adesso vi ho detto che comunque che lei è presentatrice di prodotti Avon e quindi se siete interessati a dei prodotti oppure vi serve comunque qualcuno che ha a che fare con questi prodotti Avon, potete contattare lei. Lei vi fornirà tutto quanto, i dati, come muoversi, se, soprattutto anche un catalogo per vedere i diversi prodotti e quindi fare l'ordine presso di lei e lei si muoverà per voi. E ovviamente, ragazze, se adesso mi state per chiedere tu li hai provati, io vi dico: io non ho mai provato prodotti Avon. Però tutte le persone che mi è parso di sentire comunque che hanno utilizzato Avon si sono trovate bene. Quindi io vi dico che se volete provare qualche prodotto e non sapete come fare, potete rivolgervi a lei. Adesso vi parlo della cura dei capelli. Cura dei capelli. Intanto voglio precisarvi che i miei capelli, come tutto il resto del mio corpo, sono dei capelli grassi. Automaticamente io cerco di lavarli, ragazze, per il trattamento che adesso sto facendo, cerco di lavarli sempre una volta a settimana. Ora vi spiego il perché. Comunque, quindi prima io li lavavo due volte a settimana, però utilizzavo dei prodotti comunque che erano facilmente reperibili fino a quando non sono andata di nuovo dal mio parrucchiere, che però avevo già fatto, già spiegato in altri due video, ve li metto qua nel caso non li avevate visti, dove dicevo che il mio parrucchiere, per chi è di Roma e sono interessati, vada a Arte Roma. Sono Simone, Santo e Ilaria, dei ragazzi bravissimi. E poi vi metto tutto scritto qui per chi è interessato ed è di Roma e sta vicino Basilica San Paolo, in quelle zone. Finché non hanno aperto un loro centro proprio di parrucchiere e ho notato che loro utilizzavano tanti prodotti comunque naturali. Ammetto che ci sono dei prodotti sì naturali, ma comunque che hanno qualcosa di chimico all'interno, di non del tutto naturale all'interno, però comunque dei prodotti buoni e mi hanno dato dei prodotti da provare, da testare per i miei capelli. Da lì, ragazzi, devo dire che in un anno e mezzo il mio capello è rinato del tutto e non l'ho più cambiato per un anno e mezzo e non lo sto cambiando perché mi sto trovando veramente bene, ragazze, e devo dire che mi ha risolto veramente il problema che avevo del capello e ho capito adesso come trattare il mio capello. Quindi adesso il mio capello è ritornato quello che era una volta prima che iniziassi a utilizzare, scusate, iniziassi a utilizzare prodotti comunque tipo NeutroRobbins, Garnier, Pantene, e calcolate Pantene, non so il perché, mi spezzava i capelli per quanto era forte. Allora, i prodotti che utilizzo io sono della linea Tecna, già le avevo detto, e tante ragazze al primo video che avevo fatto mi avevano scritto, tante, vabbè, due, tre, mi hanno scritto, guarda che questo prodotto l'hanno recensito anche, mi pare Lolla, Lolla mi pare, mi hanno detto. Io non la conosco e sinceramente, ragazze, non so perché non mi viene voglia di vedere un video suo. E diceva che era bocciato perché c'aveva tante queste cose. Allora, io ripeto per l'ennesima volta, per il tipo che sono io, se un prodotto vedo che mi dà dei risultati ottimi, perché alla fine, ragazze, mi ha dato dei risultati ottimi, ma non è del tutto verde. Io sinceramente me ne frego perché ora ragazze, se io ho di nuovo il capello di tanto tempo fa, grazie a dei prodotti che so, per
per 50% bio, per 50% chimici. Ma sti cavoli, cioè, almeno ragazze sono rinata. Che poi mo mi arriva qualcuna che mi dice sì, però intanto ti metti qualcosa. Ragazze, tanto come utilizziamo dei prodotti bio, usciamo per strada con tutta l'aria inquinata che ci sta, stiamo comunque da capo a 12, quindi non mi venite a dire queste cose. Comunque, io la penso così. Poi fate voi, poi se ne vogliamo parlare, mi sta bene, se dobbiamo scrivere o sentirci per mandarci a quel paese, sinceramente, ragazze, ve lo dico adesso, prendo, cancello i commenti e non mi venite a dire che non accetto i commenti, non accetto le risposte, non accetto questo, non accetto quest'altro. Quindi parliamone, ma in modo, come si dice, costruttivo. Quindi io vi dico, io utilizzo prodotti della marca Tecna, se volete potete andare pure a vedere il sito. Comunque vi metto tutto nell'info box. Questi qui, già li avevo mostrati perché mi erano piaciuti già subito dall'inizio e soprattutto io questa linea l'ho consigliata anche a un'altra persona, che questa persona che ho sentito tramite la mia pagina personale di Facebook, cioè questa persona mi ha scritto e mi ha detto grazie per avermi consigliato questi prodotti perché mi sono trovata bene ragazze, quindi siamo già in due a dire meno male. Calcolate che poi questi prodotti li utilizza pure mia madre, però usa un'altra linea lei perché ha altri tipi di capelli, quindi, e siamo a tre, quindi ragazzi, cioè, alla fine è buona questa linea. Mi lavo la testa e utilizzo come primo prodotto lo shampoo. Lo shampoo è di numero uno, vi spiego perché ci stanno quattro passaggi da fare. Allora, è questo qui, SPA shampoo numero 1, vedete linea Tecna. La cosa bella è che è uno shampoo da 250 ml, quindi dura abbastanza. Mi trovo molto bene, faccio due lavaggi io ragazze, mai uno, sempre due ne faccio per sicurezza e devo dire che già con lo shampoo mi trovo benissimo. Districo i capelli perché quando sto così parecchi nodi ci stanno e quando mi devo fare i capelli a casa preferisco piastrarmeli perché questo preferisco farlo fare al mio parrucchiere che sa lui come poterli fare e utilizzo un pettine in questo modo a denti perché mi può portare via i capelli che sono già caduti ma non cadono del tutto e quindi devo portarli via col pettine e soprattutto perché mi leva meglio i nodi. Il secondo prodotto che utilizzo è questo qua, quindi è un prodotto minerale, viene chiamato con la sigla numero 2 perché viene passato dopo la prima fase e serve da mettere, quindi da spruzzare, perché come vedete c'è questo leva qui che serve per spruzzare e voi la spruzzate sui capelli, però evitate di toccare la cute, quindi non dovete andarla a inserire lì, se no altrimenti vi fa effetto squamatura. Andate a spruzzarla soltanto sulle ciocche, passate il pettine, quindi ripasso di nuovo questo e lascio riposare per 2-3 minuti. Poi vado a sciacquare in modo molto abbondante perché quel prodotto effetto sali minerali serve per ammorbidire il capello, renderlo più pulito, quasi un po' lucente, ma allo stesso tempo deve renderlo, quindi fortificarlo. E poi una volta a settimana, quindi per questo io cerco di farlo, di fare tutto una volta a settimana. Quindi aspettate, mi voglio spiegare bene. Faccio tutta questa serie di una volta a settimana perché intanto i miei capelli proprio arrivano che una volta a settimana posso rifare il lavaggio, perché questa linea comunque mi fa durare molto la pulizia del capello. Ma poi pure perché posso fare anche la terza fase, questa qui. Vedete, numero 3, sempre un flacone da 250 ml, vedete? È una, fatemi dire, una sottospecie di maschera, perché tecnicamente è come
maschera ma allo stesso tempo balsamo, che aiuta a fortificare il capello e soprattutto aiuta a tenere di più la parte del capello pulito. Anche questo bisogna applicarlo solo sui capelli, non sull'attaccatura, perché sennò anche questo vi fa effetto tipo squamatura. Quindi va applicato soltanto sulla ciocca di capelli. Dura tantissimo, ragazze, perché ne dovete prendere proprio una noce da mettere su tutti i capelli. E io ce n'ho tanti, ragazze. E di questo non pettino, quindi lascio soltanto riposare e lo faccio riposare per 5-6 minuti massimo. Poi sciacquo tutto quanto e mi tiro sui capelli, tampono e via. E prima di asciugarli, li pettino con questa qui, con una spazzola normale a denti, in modo che così se c'è un nodo lo posso levare subito. Quando li asciugo, intanto utilizzo un phon senza diffusore, quindi il diffusore io non lo utilizzo. Lo faccio o con la parte, ora scusate, mi esprimo proprio in modo elementare, la parte con la punta piatta, oppure senza punta piatta, quindi col phon normale. Mi aiuto durante l'asciugatura con una spazzola. Questa è una spazzola in ceramica, totalmente in ceramica. Infatti si chiama, vedete, Ceramic Tools. Io adoro questa spazzola, ragazze, perché mi aiuta a fare i capelli lisci, ma allo stesso tempo non lisci lisci, perché io purtroppo ce l'ho mossi, quindi mi vengono un po' tipo stile Simba il Re Leone. Però me li fa venire un po' lisci e soprattutto mi aiuta ad asciugare prima i capelli. Quindi voi immaginate, cioè già ce l'ho belli lunghi io. Quando passo la piastra, io utilizzo una piastra sempre in ceramica, di quelle piccole, sottili, ora mi sono dimenticata di prenderla, però conoscete le piastre in ceramica. E utilizzo per nel momento della fase del lisciaggio, utilizzo un pettine così, sempre a denti, però vedete, sono leggermente più grossi. Vedete? Sono come questi qui, però con un manico che così lo posso prendere senza problemi. Però la piastra io tecnicamente la faccio sempre la mattina dopo, perché almeno io mi sono resa conto di questo, ragazze. Poi non so che magari lo sapevate già, però io lo dico. Io mi lavo sempre la testa la sera, mi asciugo e poi mi piastro i capelli la mattina dopo, perché il capello è veramente più asciutto e ha veramente tolto tutta l'acqua che aveva all'interno. Quindi tranquillamente mi piastro la mattina dopo e sono veramente liscia, ma liscia proprio come uno spaghetto. Quindi questa è tutta la mia cura dei capelli. Ora, se avete qualcosa da dire, se avete qualcosa da aggiungere, lo potete scrivere qua sotto e ne parliamo, tranquillamente ci confrontiamo. Questo è il mio parere, ragazze. Questa è la mia cura di capelli e sinceramente mi trovo da Dio. Non rifaccio il discorso di prima perché penso di essermi spiegata abbastanza. Ora, io vi dico che oggi sono stata dal parrucchiere e mi sono trovata bene e soprattutto vi dico che mi hanno fatto un nuovo trattamento. Non so se voi da voi lo fanno, non lo so. A me mi hanno fatto per la prima volta in tutta la mia vita, mi hanno fatto, oltre alla maschera e al shampoo e balsamo, mi hanno fatto anche lo scrub per i capelli. È stata una scoperta che sono rimasta così, perché quando mi hanno detto guarda adesso ti facciamo lo scrub, io sono rimasta, ho detto la maschera? No, ti facciamo lo scrub. E hanno iniziato a spiegarmi, cioè io so che cos'è uno scrub, però sono rimasta affascinata. E vi devo dire ragazze che mi hanno reso, il mio capello è bello grosso, quindi cioè, figuratevi, era setoso, fino, cioè per la prima volta sentivo i miei capelli molto molto leggeri, quindi è stato bellissimo. Ovviamente mi hanno spiegato che è un trattamento che va fatto non per la cura del capello, ma per la lucentezza del capello, quindi per renderlo più lucido, più
acceso, quindi non spento, e soprattutto per far prevenire il discorso dell'inquinamento che va sui capelli, perché comunque i capelli ne risentono subito dell'inquinamento che c'è nell'aria. Quindi è stata una scoperta sensazionale, non lo so se il vostro parrucchiere lo fa, magari sentite se lo fa, se è una cosa nuova che hanno sentito, però vi dico che loro lo fanno e io sono stata veramente, sono rimasta così. E mi ha detto che è un trattamento che va fatto una volta al mese, non più di una volta. E niente, quindi questo è stato veramente sensazionale. Va bene ragazze, spero di avervi detto tutto e soprattutto che vi sia piaciuto il video. Io vi mando un bacione. Al prossimo video. Ciao!